Fabi e bentornati sul mio canale. Oggi di nuovo una postazione in cui mi si vede in viso, perché oggi andremo a vedere la seconda parte del mio vlog a maneggio. Quindi dopo questa piccola intro parlata vedrete anche quello che vado a fare con la mia cavalla quando vado a maneggio e la devo montare. Faccio un lavoro molto molto semplice, e anche perché la cavalla è veramente tanto tanto complicata da gestire, anche se quel giorno sembrava un bell'angioletto. Penso che avesse capito che doveva andare su YouTube. E vi lascio insomma queste clip in cui la vedete montata e spero che vi faccia piacere. Vorrei approfittare anche del fatto che ci vediamo vis-à-vis, come si dice, occhi contro occhi, per dirvi anche delle novità che riguardano il mio canale. Anzi, non proprio delle novità, ma dei progetti che ho per la testa. Dato che comunque, come vi dico ogni tanto, questa cosa di YouTube mi sta prende bene, come si dice da noi, nel senso che mi piace veramente tantissimo, mi piace fare i video, mi piace pensare alle idee per i video, mi piace poi ricevere dei feedback da parte vostra, quindi mi raccomando, non vergognatevi di scrivermi, perché a me fa davvero tanto 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 piacere, e lo vedete, vi rispondo sempre. E quindi, dato che mi sta prendendo bene, pensavo di dare un pochino di continuità al canale, quindi di dare degli appuntamenti fissi, e il mio obiettivo è quello di riuscire a caricare tutte le settimane un video dal lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, che penso rimarrà alle 2. È un orario che mi piace. Avete pranzato, ve le mettete sul divano o sul letto e magari vi dà piacere vedere un video su YouTube. Quindi, se quest'idea va in porto, ovviamente dovrei spostare l'appuntamento con le creazioni a resina, che non avverrà più di sabato. Vorrei togliere il fine settimana come giorno per i video, e quindi le creazioni in resina le sposterei al venerdì. Bene, questo era quello che mi passa per la mente, ma non so sinceramente quando riuscirò a dare il via, insomma, a questo progetto organizzativo del mio canale. Mi raccomando comunque, se voi avete dei consigli, dei suggerimenti da darmi, scrivetemelo sempre giù in un commento, scrivetemi sempre tutto. Se vi piacerebbe vedere qualcosa recensito, se avete delle ricette degli slime da propormi, se volete un orario diverso, se vi sta bene questo orario, se avete delle altre esigenze, insomma, scrivetemi sempre tutto. Ah, non solo, scrivetemi anche delle domande se avete delle curiosità su Kylie e sulla vita da maneggio, la vita da cavallari, come dico sempre io. E niente, io penso di aver parlato abbastanza e adesso vi lascerei alle clip a maneggio. Spero che questo video vi piaccia e casomai lasciatemi un like, non vi dimenticate. Bene ragazzi, ci vediamo comunque domani con un nuovo video a tema slime, a tema unboxing slime, e buona visione, ciao! Allora, mentre io mi preparo, quindi metto stivali, sperone, eccetera, eccetera, sto annaffiando un pochino il campo, se no sia io che la Kylie soffochiamo per la polvere. Allora, ho sellato la Kylina, ho annaffiato il campo, mi sono preparata, quindi siamo pronti per salire. Quindi tiro giù le staffe. Controllo.
bello che la sella sia ben stretta, anzi vedo un altro buchetto. E poi con grande agilità salirò, meno male che è una nana. E opla! E vado. Ciao! Allora, ho riscaldato un pochino la cavalla, passo e trotto, e adesso oggi voglio fare un lavoro molto molto soft, voglio lavorare sulla regolarità e sulla franchezza dell'andatura, perché questo è il suo problema più grande. Lei è sempre molto molto rigida, molto contratta. Quindi voglio insegnarle la distensione dell'incollatura e voglio riuscire ad ottenere un'andatura il più possibile regolare, perché lei ha dei momenti in cui schizza a bomba e dei momenti in cui si gonfia tutta, gonfia la pancia e non si muove più. Quindi niente, faccio questo piccolo lavoretto, vi lascio magari una clip di quello che faccio. Presto, e nonostante il venticello è molto caldo e Kylie ha sudato un bel po', quindi basta, ma sono molto soddisfatta.